Eccoci qua, allora, una bella giornata di sole. Siamo un gran primo maggio. Eccoci qua. Allora, telefono. Allora, oggi chiamiamo giornata dei lavoratori, chiamiamo qualcuno che si occupi di lavoratori. Vediamo un po'. Giancarlo Stellini. Vediamo. Pronto Giancarlo? Sì, Pronto? pronto. Pronto? Giancarlo Livio. Giancarlo Ciao, Livio, ciao Livio. buongiorno. Ciao Giancarlo, Ciao buon primo Livio. maggio. A distanza. A distanza. Un primo maggio a Solitamente noi distanza. ci vediamo a distanza di una scrivania, e invece questo giro qua non riusciamo a essere così a contatto. Allora, io beh, No. diciamo che tu sei diciamo un volto conosciuto da molti di noi che lavoriamo nel mondo dello spettacolo, però in realtà il grande pubblico, comunque, diciamo, chi va a teatro molto spesso non ti conosce a livello visivo, però è grazie a te che molto spesso tutto quell'ambaradan che è stato messo su avviene. E quindi ti presento come colui che si occupa proprio oggi, che è il primo maggio. Io ho rotto così questo tuo così languido starte da casa in un giorno di festa che in realtà. Ieri vedevo un commento su Facebook che era divertentissimo. Diceva: finalmente il primo maggio è di venerdì, possiamo stare a casa 3 giorni. E in effetti è un po' di più, ecco, che siamo bloccati. Tu ti Obbligatoriamente. occupi, esatto, tu ti occupi di quello che sta, diciamo, nella parte organizzativa. Ti lascio presentare un po' la tua figura. Per far capire anche di che figure è fatto questo nostro piccolo mondo. Beh, insomma, se ci riferiamo al mondo dello spettacolo specificatamente, ovviamente stiamo parlando di tutti coloro che da dietro le quinte consentono la messa in onda di quello che è uno spettacolo, uno spettacolo musicale, uno spettacolo teatrale, una fiction, un film, la regia, la questione artistica. Banalmente, scendiamo fino a parlare di coloro che fanno forse i lavori più umili, quelli che tirano i cavi, quelli che consentono, mettendo, inserendo le spine, la corrente elettrica o i jack nei mixer, audio, luci, eccetera, consentono a tutto il pubblico di vedere e ascoltare. E siamo in pratica, noi siamo coloro che lavorano quando tutti quanti sono a riposo. Quindi contribuiamo al divertimento e al rilassamento di tutti quelli che nel momento in cui noi lavoriamo stanno comodamente seduti in una poltrona di un teatro, oppure di un grande palazzetto dello sport, o anche solamente comodamente seduti nella poltrona di casa propria. Quindi. Cioè, tu in realtà, allora io la dico tutta, per noi invece che non siamo spettatori di questo, ma siamo, diciamo, lavoratori di questo tipo di attività, tu per noi come i tuoi collaboratori, perché io voglio ricordare che tu sei circondato da persone come il grande Giulio o la Michela, che sono delle figure che bene o male, come si dice, in ufficio sono risolutori di tante tue preoccupazioni e quindi, cioè tu è come lavoratore e quindi molto spesso vi capitano grappoli di telefonate di
talmente tanto, tanta diversità tra loro, essendo noi delle categorie così diverse, che in effetti siete più dei psicologi che in effetti dei tecnici veri e propri o degli amministrativi o cose del genere. Quindi questo fa sì che in effetti il vostro lavoro è un po' più ampio. Io appunto vi considero un pochettino degli angeli custodi del nostro fare, perché la possibilità di lavorare ad esempio in sicurezza o lavorare in tranquillità e lavorare in maniera concentrata, se tu hai delle preoccupazioni che molto spesso vengono date a voi organizzazione per risolverci anche soltanto delle banali cose gestionali, amministrativi, diciamo che lì scatta il migliorarsi e il migliorare del lavoro, cioè la qualità del lavoro sta proprio nel vostro impegno, o sbaglio? Guarda, ti voglio... No, tutto quello che hai detto è giustissimo. Aggiungo una parola molto semplice a cui il nostro presidente Demetrio Chiappa tiene sempre in modo particolare. E io sono assolutamente d'accordo con questa definizione. Noi siamo e dobbiamo continuare ad essere i facilitatori del vostro lavoro. Noi dobbiamo essere i vostri angeli custodi e noi dobbiamo cercare di sciogliere tutti quei nodi che tu, per esempio, come macchinista conosci molto bene, dal più semplice al più complicato, attraverso un'organizzazione molto ramificata che consente la risoluzione di tutti quei problemi e di tutte quelle situazioni che tu hai appena esposto. È vero, noi siamo comodamente seduti alla scrivania, voi siete invece nelle situazioni più disparate, più intricate, più complicate, ma entrambi sappiamo di essere reciprocamente utili. Voi con il vostro lavoro siete utili a tutto il mondo che vi guarda, che vi sente, che vi vede, e noi siamo siamo al vostro fianco proprio per fare in modo che le vostre preoccupazioni siano le minori possibili. Ecco, tu non hai ancora detto di che cooperativa fai parte, cioè tu fai parte di una cooperativa, non di quelle, diciamo, saltate fuori casualmente in un garage, ma una struttura che nasce a Verona moltissimi anni fa, proprio a seguito di questa necessità dell'arena di avere un servizio. Io, scusami, ho sentito il nome Chiappa, Demetrio. Io volevo farti vedere che sono comunque sempre pronto a rispettare qualsiasi tipo di diciamo regola, perché, come dire, io adesso in questo caso l'ho adottato perché questa convivenza casalinga di questo periodo a volte volano le pentole, quindi è diventato anche utile a casa in questo caso, però se non ti spiace io continuo la telefonata in questa versione, perché non vorrei che poi mi fosse, diciamo, detto, cioè magari una telefonata che mi arriva dicendo guarda che non sei in sicurezza, e allora a questo punto qui io non voglio assolutamente che si scherzi con questa roba, soprattutto oggi che parliamo di lavoro, hai capito? Il nostro responsabile sicurezza, prevenzione e protezione, Fabio Fila, assolutamente sì, è colui che è preposto a sorvegliare che ognuno di voi si tuteli, certo, attraverso i dispositivi di protezione, che noi ogni volta che qualcuno si avvicenda e viene assunto ed entra nella nostra cooperativa e inizia a lavorare, deve essere corredato. E questo è un altro aspetto molto importante. Molto importante, anche perché il lavoro che viene fatto nella tua cooperativa è anche dar modo ai lavoratori di essere formati, perché quello che è la mia esperienza ormai, vista la barba bianca trentennale, anzi di più, però va bene, trentennale, comporta questo, che più tu sei formato su un palco e meno sei pericoloso, cioè fai in modo di portare avanti in maniera, diciamo, preparata il tuo lavoro e soprattutto non crei
danni, perché il fatto di lavorare con dei mezzi idonei e soprattutto adatti a chi, meno male, lavora tutti i giorni su un cantiere, perché noi definiamo il nostro palcoscenico un cantiere. Tu stesso sai che quando si aprono delle così, agibilità al lavoro, noi parliamo di palco come un cantiere. Quindi, Certo. giustamente, rientriamo in una categoria di persone che hanno a che fare con tutti i materiali più disparati, perché in realtà la mia parte di scenografo dice molto spesso uso delle cose chimiche o delle plastiche o piuttosto degli acidi, piuttosto cose che magari un regista in maniera creativa ha diciamo messo su un palco, ma poi noi per una tournée intera dobbiamo gestire, quindi le esplosioni piuttosto che i decibel, cioè tutte cose che fanno sì che se non sei formato non hai diciamo la sicurezza e soprattutto il risultato è a rischio. E quindi per noi che vogliamo assolutamente avere diciamo il modo di lavorare e cercare di portare a casa il lavoro al top, tutti i giorni al massimo, per diciamo un buon risultato, questa cosa per noi è fondamentale. E voi, diciamo, come cooperativa, questo è un grande servizio, proprio perché appunto è Certo, il servizio allo spettacolo è tutto questo. visto che mi hai ricordato che non ho fatto il nome operativa, vorrei farlo facendone anche oggetto di una brevissima presentazione. Doc Servizi è la cooperativa, una tra le prime cooperative nate nel mondo dello spettacolo 30 anni fa, per dare una risposta ad un vulnus legislativo che fino al 2014 non è mai stato colmato, cioè la mancanza di un contratto di lavoro nazionale che fosse sufficientemente tutelante nei confronti di tutti coloro che partecipavano a vario titolo al mondo dello spettacolo. Negli anni la cooperativa si è poi, grazie al proprio sviluppo, ha dovuto e ha avuto la necessità di diversificarsi, per cui oggi noi siamo una rete di cooperative che sviluppano e abbracciano al proprio interno gli lavoratori di arte, cultura, industria creativa e industria dell'industria della comunicazione. Questo significa per noi operatori di filiale doverci occupare e cercare di acquisire il massimo delle risposte per poter essere quello che dicevo prima. Per poter essere assolutamente capaci e assolutamente facilitatori nei confronti di tutte queste figure. Ti faccio un esempio: fotografi, pittori, scultori, videomaker, informatici, motion designer, Sì, e diciamo più chi più ne ha più ne ha, insegnanti di musica. il mondo diciamo che, meno male, i mestieri sono veramente talmente tanti che penso tu non riesca Tantissimi. neanche a ricordarteli tutti. No, sono Diciamo che, talmente tante diciamo. le categorie professionali che stiamo seguendo che ne ho anche perso il conto. Ma una cosa è fondamentale ed è di base ed è trasversale a tutte le categorie professionali di cui noi ci occupiamo. Ed è la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Su questo, da sempre, la cooperativa non può transigere e su questo argomento è preparatissima. Siamo arrivati ormai a offrire ai nostri soci corsi di formazione online perché possano essere costantemente
formati e informati a tutti i livelli, dal più semplice dei lavori al più complicato. In qualche modo è come, per noi è come se a ognuno di voi venisse dato la cassetta degli attrezzi. Hai presente la cassetta degli attrezzi non so, dell'idraulico? Quando arriva a Sì. casa tua, no? Apre quella cassetta così e lì dentro ci sono una montagna di strumenti, di aggeggi, di attrezzi. Ecco, noi siamo quelli che vi aiutano a inserire e a completare tutti quei cassettini, perché voi Guarda, possiate Giancarlo. essere, perché voi possiate essere il più possibile tutelati e tutelanti nei confronti dei clienti per i quali voi svolgete il vostro lavoro. No, guarda, volevo soltanto, hai parlato di cassetta degli attrezzi, in realtà in quel momento ho avuto un momento di commozione perché la mia ha le ragnatele, perché io sono barricato da 63 giorni a questa scrivania e ormai, come ti dico, stanotte per sentirmi un pochettino più sul lavoro ho dormito con le scarpe antinfortunistica e devo dire che chi mi era di fianco non era molto soddisfatto perché hai i piedi freddi, ci credo, c'erano la punta di ferro, hai capito? Quindi era quello. Però diciamo che ho dovuto così avvicinarmi col pensiero di sapere che oggi avrei voluto sentirti, perché comunque, come dico, visto che quando si parla di lavoro ti fischiano spesso le orecchie da parte di scambi, ci siamo ritrovati un po' di anni fa e ci siamo subito piaciuti perché facciamo il nostro lavoro con passione, anche arrivando da esperienze varie e variegate, però abbiamo capito che abbiamo delle cose in comune, cioè la serietà sul lavoro, il tipo di approccio col lavoro di qualità. Come vedi, io mi sono persino, vedi, ho piazzato l'ultima maglietta che mi è stata fornita. Ti spiego perché. Perché in realtà quello che non tutti sanno che il fatto di avere anche soltanto una fornitura, ad esempio, banale di magliette, noi che ne facciamo andare in estate mediamente tre, perché una al mattino alle 11 sei già fradicio e distrutto, devi andare a mangiare, non puoi puzzare perché d'altra parte quell'ora che hai, se no tutto il vicinato vedrebbe, e alla sera non puoi permetterti di accogliere il pubblico lercio e puzzolente, quindi comporta che le magliette già sono tre, è già una piccola, banale, così cosa che una cooperativa ti dà come servizio è il fatto di darti appunto delle occasioni. Io ti faccio vedere questo caschetto che tu noterai è intonso. Hai notato che bello e pulito, hai capito? Guarda, guarda qua, No, ed è non... un tuo caschetto, non si può far vedere forse la marca, però questo già ti fa capire la qualità dei prodotti. Quello che ti volevo spiegare, cioè comunque farti spiegare o raccontare, è il fatto che in realtà siamo rimasti bloccati. Tu dove sei rimasto bloccato? Cioè dove a un certo punto a casa tua posso immaginare? Io ho chiuso l'ufficio il martedì, se non ricordo male, era il martedì 10 marzo, quando ho dato alle 5 del pomeriggio ho detto a Giulio e Michela: ragazzi, il nostro compito è finito. I conteggi per fare le buste paga del mese di marzo dei nostri lavoratori sono conclusi. Adesso rompete le righe e si va tutti a casa. E da quel momento Ecco. tutti a casa. Però Bene, tutti a casa. E questo è abbiamo imparato a lavorare da casa, ecco. nonostante E come tutto. vedi, la cosa che a me ha fatto piacere, perché io in maniera scherzosa qualche giorno fa ho detto, cioè veramente
non ce la faccio, nel senso che io stare a casa, io, tu lo sai qual è il nostro lavoro, no? D'altra parte, io quando prendo un contratto come direttore di scena, mi trovo giornalmente, ma proprio giornalmente, perché giornalmente faccio uno spettacolo. Cosa avviene? Che io quando mi presento alle 6:30 come direttore di scena, quindi il primo che arriva è l'ultimo che va via, quindi al mattino alle 6:30 e verifico che tutto il facchinaggio, quindi io sono presente, avrò incontrato un custode che mi apre il teatro e poi comincia a presentarsi un bilico o due, cioè sai quelle cose con un trasportatore, due trasportatori, e già cominciano a essere alle 6 del mattino 5-6 persone che incontro. Poi arriva il gruppo di 8 facchini, tutti quanti belli piazzati, pronti perché sono belli freschi. E quindi sono già praticamente 15 persone che io alle 7 e un quarto ho già incrociato. Cosa succede? Che quando poi arrivano i tecnici su piazza, sono altre almeno 5, 6, 7 persone e già incominciamo a diventare una famiglia più grossa e sono soltanto le 8 del mattino. Questo vuol dire che se io a fine sera non attraverso, diciamo, la platea con le, facciamo, 1.000 persone, 800 teatri piccoli, era un teatro piccolo, 400 persone, sono già praticamente 500 persone che io ho incontrato fino alle 8 di sera, senza parlare del povero tecnico disperato alla console dall'altra parte. O i ragazzi agli occhi di bue che sono altre 10 persone alla fine. Cioè io giornalmente nel mio piccolo mondo di gente invisibile del nostro campo siamo più o meno, cioè io ne incontro un centinaio al giorno, se non di più, come ti sto spiegando. Ora, succede che molto spesso chi si siede in poltrona, come raccontavi, o di un teatro, non si rende conto della mole di professionalità che ci sono dietro questo piccolo mondo così apparentemente, diciamo, leggero. Tu calcola che quando ancora pochi tempi fa si parlava con persone appena conosciuti, ma che lavoro fai? Ma io lavoro, faccio spettacoli, cioè sono. Ah, che bello! Proprio ti diverti da matti. Sì, mi diverto perché amo il mio lavoro, ma sinceramente, quando entra il direttore di scena alle 5 e alle 5 del giorno dopo ha salutato il trasportatore che ha chiuso il suo bilico, che alle 5 del mattino era stato aperto, sinceramente devo dire che sei un po' stanchino se poi il giorno dopo devi essere su un'altra piazza e correre in un altro teatro e ricominciare da capo. Quindi devo dire che bisogna così dare un po' forse voce a queste figure che mi sembra di capire siano state un po' ignorate o comunque, vabbè, non considerate. È normale, la cultura spesso in tutte le sue sfaccettature viene considerata un optional, quindi bene o male non viene assolutamente considerata perché è una cosa così facilmente troppo poco interessante. Però devo dire che forse le figure come te possono raccontarci bene cosa è questo mondo sommerso apparentemente, ma fondamentale per alcuni servizi. Ho Beh, parlato troppo, figurati. qualcuno ti ricordo che a suo tempo, un po' di anni fa, ha detto che con la cultura non si mangia. Ed Beh, è stato appunto. uno degli errori più gravi e delle frasi più sbagliate che avrebbe potuto dire un ministro della Repubblica. Del resto è Lo stato poi so. sbeffeggiato per omnia secula seculorum. Amen. Ecco. Quello che mi fa più male è Siamo io mi. noi lavoratori, noi, dico noi perché mi ci metto dentro anch'io come lavoratore dello spettacolo, siamo stati i primi a fermarci e sicuramente saremmo gli ultimi a ripartire. Si parla della primavera del 2021. Questo significa che una platea di più di 1 milione
o 2 milioni di lavoratori a tutti i livelli, in tutti i campi, sono fermi, resteranno al palo e al momento attuale, a causa di un vizio di forma o di un pronunciamento, uno sciagurato pronunciamento da parte dell'INPS, non abbiamo potuto essere inseriti tra le categorie che potevano essere inserite e potevano usufruire del FIS, cioè del famoso fondo straordinario per gli inoccupati. E questo sta creando grossissimi problemi da parte della direzione della nostra cooperativa, unitamente a ShowNet, che è un consorzio di cooperative. Si sta facendo ogni sforzo ai massimi livelli, si è in costante colloquio con il ministro Franceschini, proprio perché anche le nostre categorie possano essere tutelate e possano usufruire, come le altre categorie di lavoratori, di questo benedetto fondo. Ci auguriamo che le parole del ministro riescano a passare dalle parole ai fatti, e c'è una speranza che nel nuovo decreto ci possa essere qualche cosa di concreto. Nel precedente decreto si è parlato per la prima volta della tutela anche dei lavoratori dello spettacolo. Speriamo che in questo decreto nuovo ci siano oggettive e reali e concrete novità che consentirebbero a moltissimi, a tutti noi, a tutti coloro che come te lavorano in questi ambiti, di poter comunque avere un minimo sostegno. Nel frattempo stiamo anche raccogliendo da parte di tutti i nostri soci che stanno sviluppando, ovviamente, cercando di sviluppare progetti, idee, sensazioni, eccetera. Stiamo raccogliendo un po' tutto il sentire da parte loro. Tanto è vero che non più tardi di 2 settimane fa è stata fatta una videoconferenza a cui hanno partecipato più di 1.100 soci. Questo significa, credo che per questa categoria di lavoratori sentirsi così tanti e così tutti insieme sia molto importante. Magari non abbiamo risolto ancora una situazione, un problema, un disagio economico, grossi problemi, perché dietro a ognuno di voi ci sono famiglie, ci sono figli, ci sono situazioni familiari che purtroppo in questo momento potrebbero anche avere dei risvolti non particolarmente piacevoli. Probabilmente non abbiamo risolto con quella videoconferenza molto, però sicuramente la vicinanza, il sentire, l'essere vicini e il sentirsi così tanti e così vicini, penso abbia fatto comunque bene. Abbiamo raccolto davvero tante, il nostro presidente sta raccogliendo tantissime dimostrazioni di stima, di ringraziamento per tutto ciò che stiamo facendo. E noi, periferici, territoriali, siamo al fianco e cerchiamo di seguire e di suggerire ai nostri soci le migliori soluzioni, perché possono ottenere poco o tanto quello che è un loro diritto. Quindi tu la ripresa, che chiaramente, come hai detto, sarà una ripresa lenta,
che a un certo punto, addirittura secondo, ieri ho avuto occasione, di sentire, appunto, Nino Formicola, amico, e soprattutto, regista, ultimo regista con cui, stavo lavorando prima di questo, pandemonio. In pratica, si dice questa ripresa che porterà alla perdita di molte professionalità, perché molti attori, piuttosto che tecnici, piuttosto che figure che bene o male giornalmente portavano con fatica a casa una sorta di piccolo, piccoli, diciamo, soldi, perché erano quelli che riuscivano a dare indipendenza, così, si troverà magari costretti a cambiare lavoro. Io penso che sa non sarà facilissima la cosa. Tu una ripresa, come la vedi? Come te la puoi immaginare? Allora, stiamo pensando tutti, credo, in questo momento tutti, tutte le categorie professionali, ripeto, dalle più evidenti a quelle più nascoste. Nel nostro piccolo e nei nostri gruppi, stiamo cercando e ci stiamo, inventando nuove soluzioni. Si sta parlando di drive-in, dello spettacolo, si stanno pensando. Ieri ero in macchina perché tornavo dall'ufficio e sentivo un'intervista a Gassman, non a Vittorio ovviamente, ad No, Alessandro. cioè, ad Alessandro. E anche lui sentivo, poi dopo ho dovuto spegnere perché ero arrivato a destinazione. E ho sentito che lui parlava e diceva: ma come possiamo pensare di girare delle scene in diretta di film nel momento in cui dobbiamo mantenere il distanziamento? E questo Certo, era un chiaro. primo, ma addirittura, e do ragione a Nino, la preoccupazione è per i teatrali, per gli attori. Non possono essere girate in sicurezza le scene che andranno in palcoscenico, perché il palcoscenico è in quel momento il teatro. E quindi questo sarà un altro grosso problema. E credo stia nella città, e qui rientra per l'ennesima volta la capacità, la fantasia, l'estro, l'inventiva, la nostra italianità. La nostra capacità di reinventare una situazione e di capovolgere un problema e farlo diventare un'opportunità. Penso ai registi che dovranno, probabilmente avranno del materiale su cui scrivere pensando alla necessità del distanziamento. Piccoli testi brevi, dove l'approccio, la vicinanza, ovviamente dovrà essere mantenuta, ma con questo non dovrà mancare quel sentimento, quel sentire, quella umanità che l'attore riesce a mettere in scena, che il regista, che lo scrittore di testi, solo loro sanno trasmettere attraverso le parole e gli attori attraverso i gesti. Penso a questo. Una trasformazione. Tu pensi a Una una trasformazione? trasformazione? Ma perché no? Pensare che in fin dei conti il mondo del lavoro, il mondo dell'intrattenimento, il nostro stesso modo di vivere, di condurre la nostra vita quotidiana non sarà più lo stesso. Lo stanno dicendo tutti, lo stiamo dicendo tutti. Ed è una grande speranza, Livio, è una grande speranza, perché Certo. non ci farebbe altro che bene. E credo Chiaro, che chiaro. questo lungo, lungo momento di silenzio, di autismo, chiamiamolo, a molti di noi abbia fatto bene. Probabilmente per alcuni ha creato forse qualche problema. Penso alle famiglie, penso a tante situazioni familiari, penso, insomma, non voglio
tirare in ballo situazioni particolari. Però sicuramente questo del cambiamento del nostro stile di vita, credo che tutto sommato possa solamente farci bene. Almeno la natura si sta riprendendo i suoi spazi. Gli Certo. animali si Sì. stanno venendo a trovare in casa. Chiaro. L'aria è sicuramente molto più respirabile, nonostante rine, banalmente. Vedi, Sì. abbiamo usurpato lo spazio dell'aria, ce ne siamo impossessati, è come se l'avessimo voluta imbrigliare, e adesso l'aria si prende la sua rivincita e ci costringe a imbrigliare noi mettendoci una mascherina. Bene, vabbè, noi guarda, tu, io scusami, mi rimetto perché non mi sento a mio agio, cioè, così. Io ho soltanto una problematica in realtà, Vuoi tornare in che cantiere? attraverso... No, io sono praticamente in prima linea sempre, come vedi. No, però, sai cos'è? Ho questa problematica reale che ci stavo pensando questa notte, che attraverso questi mezzi nuovi, cioè come vedi io già ho questa sorta di sono in bianco e nero perché io ho un computer antico, hai capito? E quindi praticamente io ho un computer in bianco e nero, però comporta che ho difficoltà ad utilizzare il martello, che è il mio mezzo più naturale, con tutta questa tecnologia, cioè, nel senso che ho veramente difficoltà, non riesco, non so, mi dicono, so, cambia canale, io vado col martello lì pronto e dopo che una volta ho cambiato una volta canale sul telecomando, non lo cambio più, nel senso che rimane fisso, non riesco a capire perché. Quindi ci sono delle problematiche a cui dobbiamo purtroppo adattarci. E io, come sai, sono tendenzialmente uno aperto a qualsiasi roba, al punto che quando così ho visto che c'era una telecamera e mi specchiavo ed ero abbastanza fotogenico, ho detto va, mi pettino, che adesso non si vede, però più o meno il risultato è questo, e praticamente cambio ruolo e quindi forse sto seguendo la tua indicazione, bisogna rinnovarsi e rendersi creativi, ecco. Diciamo, forse è questa la nostra salvezza. Cosa dici? Ma sì. Del resto, noi che siamo coscritti, Livio, che siamo dei giovani, noi che siamo Vero. diversamente giovani in qualche modo, Sì, giustamente, certo. costretti. Siamo già stati costretti 10-20 anni fa a diventare un pochino più moderni, no? Abbiamo Chiaro, cominciato a chiaro. usare i cellulari, che erano delle bestie rare, che ancora oggi, tutto sommato, non è che proprio siamo dei grandi esperti, eh? E Certo, di adesso no. diventiamo esperti anche nell'immagine, nel Sì. trasmettere il nostro pensiero, la nostra immagine e lavorare. Lavorare Come in si quella dice, direzione. online, Online. È bello, io ho imparato dei ricordati, termini bellissimi, Roma la bellissimi. Marte. Veramente, quando mi hanno detto ma vuoi il wifi, io sono rimasto lì, ho cominciato a guardare e ho detto ma io i chiodi li ho tutti, cioè nel senso tutte le tipologie, wifi sarà un chiodo giapponese, ho pensato, hai capito? E quindi così. Comunque niente, mi costruirò Però, una scusa, graticcia in sala, farò qualcosa, dimmi, dimmi. ti interrompo. Perché è Sì. uscita un'altra parola che è abbastanza affine al tuo strumento, che è lo Sì. smart working. Attenzione a non usare Cavolo. il mart. No, è vero, però ho capito, quindi dovrò adattarmi a questo tipo di lavoro. Diciamo che faremo così, creeremo delle scenografie virtuali, come tu hai visto, mi sono Certo. già attrezzato, e quindi comporta che lavoreremo con il famoso oggetto che era un po' bizzarro, molto della televisione, il famoso chroma key. Per cui noi potremmo verniciare i nostri bagni di verde o di azzurro e praticamente far finta di essere su Marte. Potrebbe essere un'idea. È Beh, ma vero? sì, Benissimo. dai. Dai, ci organizziamo in qualche maniera. Ok. L'importante è che quando qualche problema particolare possa chiamarti, magari ti disturbo mentre stai viaggiando su un pianeta diverso e perché siamo liberi di far tutto, e a Mi quel punto lì raccomando, Livio, mi sì. raccomando, facciamo una call conference.
Cavoli, mi mancava. Cavoli, va bene. Giancarlo, ti ringrazio. Buon 1º maggio. Mi raccomando, saluta il tuo cagnolino spettacolare che è sempre così un personaggio. E soprattutto, boh, grazie per questa frequentazione fuori ufficio, diciamo così, en plein air, per fare in modo di così, sentirci più vicini. Hai visto? Oh, guarda che sto mica Beh, diventando, eh? Lì si studia, eh? si vede che tu frequenti fior di registi anche stranieri. Guarda, non dirmi niente, non dirmi niente. Comunque, il mio Sì. simpaticissimo cagnolino che noi abbiamo chiamato Bilbo è Ah, qui fuori dalla bello. porta che gratta da mezz'ora Ma perché vuole venire ad abbaiare alla call conference. alla call conference. Ho capito. Guarda, Giancarlo, ti lascio andare, ti ringrazio. Festeggeremo tantissime prime teatrali e tantissimi. Esatto, tutti col joystick, va bene? Ok? Ciao, Ok. Ciao Giancarlo, a presto. Ciao, grazie ancora. grazie dell'amicizia, Ciao, ciao, Livio. ciao, a presto. Grazie, grazie a te. Ciao, ciao, ciao. Giancarlo, volevo salutarti e augurarti un buon 1º maggio e soprattutto beh, augurare a te, anzi, faccio così. Ti faccio vedere un video di un backstage, giusto per augurare a te e a tutti gli amici che lavorano dietro le quinte un buon 1º maggio e veramente un futuro a tutti splendente. Ti lascio con questo video. Ciao, ciao, ciao Giancarlo, ciao. Okay.
Oh,
cosa sono io? Niente. Sì, siete pazzi con voi, la paura. Ciao!